E tutti ragazzi, io sono Leotech e bentornati in questo nuovissimo video del canale. In questo video andremo insieme a vedere appunto dei nuovissimi glitch barra metodi per completare subito il pass battaglia e rifare addirittura fino al livello 1000. Ma quindi prima di iniziare con il video, come sempre voglio ricordare che se volete vincere skin o pass battaglia vi basterà iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche. Lasciate un mi piace, ma detto questo iniziamo subito con il video. Come ben sapete abbiamo già visto alcuni glitch all'interno di Fortnite per arrivare appunto subito a livello 100, addirittura a livelli più alti, ad esempio il glitch della barriera della battaglia, che però purtroppo sono già stati fissati. Quindi appunto in questo video andremo insieme a vederne degli altri che saranno disponibili almeno fino alla fine della stagione. Grazie a questi glitch potrete innanzitutto completare tutte le schede punti in maniera davvero molto molto semplice, che appunto vi permetteranno, dandovi 12.000 XP tutte le volte, per raggiungere subito dei livelli altissimi con il pass battaglia stagionale. Questi non sono dei veri e propri glitch, ma dei metodi molto semplici per arrivare a far completare il pass battaglia immediatamente. Appunto, andremo subito a vedere. Iniziamo subito dal primo glitch. Come ben sapete, all'entrata della lobby di Fortnite è cambiato leggermente il matchmaking della creativa. Infatti, quando sarete nella lobby, come ormai in quasi tutte le season, anziché darvi subito il caricamento, vi dà anche delle opzioni di giocare delle mappe predefinite, ad esempio magari alcune Zone Wars, alcune box fight, eccetera. Ed è proprio questo un bug all'interno di queste mappe. Ad esempio, all'interno della mappa Red vs Blue, che vi verrà data all'interno della lobby di Fortnite, potrete andare direttamente a giocare tutte le partite e potrete fare tutte le schede punti. Magari le sfide che vi chiedono di infliggere danni con un'arma precisa, oppure di fare un po' di eliminazioni e prendere casse, prendere delle armi di rarità diversa, in particolare quella di fare danni dall'alto. Infatti, giocando circa una barra due orette, quindi comunque un po', ma niente di esagerato, all'interno di queste modalità potrete completare tutte le schede punti che riguardano il combattere. Riceverete 12.000 punti per ogni stack di schede punti. Ogni scheda punti è formata da circa 4 procedimenti, quindi la prima fase, seconda fase, terza fase e quarta fase, e appunto potrete completarle tutte e 4 di qualsiasi scheda punti in davvero pochissimo tempo di gioco. Quindi appunto questo è il primo glitch che vi permette di completare tutte le sfide. E appunto andiamo subito a vedere il secondo. Il secondo glitch invece lo conoscevamo già da due stagioni, permette appunto di completare sia la scheda punti del nuotare che la scheda punti di coprire distanza deltaplanando. Appunto, per completare questo glitch molto semplicemente dovremmo andare in rissa a squadre per una modalità, ovvero per la modalità che ci chiede esattamente di fare un tot di distanza con il deltaplano. Infatti, per fare questa sfida dovremo entrare nella lobby di rissa a squadre. Quando saremo nella lobby potremo iniziare a costruire e attivare il nostro deltaplano. Infatti dovrete costruire un po' di scale e poche secondi prima che parte il bus, nella clip che state vedendo già qua a schermo, dovrete buttarvi e aprire il deltaplano nella direzione che va dalla mappa. Mi raccomando, fatelo nella direzione verso la mappa di Fortnite, perché altrimenti non vi conterà la sfida. Ma una volta che l'avete fatto, potrete appunto subito completare la scheda punti. Facendolo 2-3 volte completerete tutte le 4 fasi della scheda punti, quindi appunto potrete ottenere circa 60.000 XP. Con 60.000 XP potete farvi quasi un livello. Quindi comunque siamo già un bel glitch, ma non basta. Infatti potete anche completare la scheda punti del notare. Questa scheda punti del notare, a differenza di quella in rissa squadre, può essere completata nella lobby di qualsiasi modalità battaglia reale, quindi singolo, coppie, squadre, terzetti o rissa squadre, in maniera semplicemente uguale. Infatti dovrete semplicemente andare verso l'acqua poche secondi prima che parta il bus. Appunto, dall'acqua dovrete nuotare avanti verso la mappa di Fortnite. Mi raccomando, anche qua stessa cosa per quella del deltaplano: centrate la mappa di Fortnite, perché altrimenti non vi conterà la sfida. Quindi dovrete semplicemente mettervi a nuotare verso la mappa di Fortnite, e appunto nuotando così vi darà completamente la sfida. Quindi facendo così in circa anche qua 2-3-4 volte potrete raggiungere quasi 80.000 XP, e quindi potrete farvi in maniera molto molto semplice circa 1-2 livelli. E quindi questi qua sono già i primi tre glitch, che sono molto molto comodi per arrivare a livelli molto molto alti in questa nuovissima stagione di Fortnite. Mentre andiamo subito avanti, andiamo subito a vedere il quarto glitch, ovvero esattamente il più semplice in questo elenco. Infatti il quarto glitch ci chiede letteralmente di non fare niente, ma niente, letteralmente niente. Infatti per farlo dovrete semplicemente entrare nella lobby creativa senza entrare in qualsiasi mappa, e dovete semplicemente non toccare il joystick per un sacco di tempo. Per più tempo voi non toccherete il joystick, più XP vi darà.
Infatti, se voi state fermi, ogni 15 minuti nella clip che state vedendo qua a schermo vi darà esattamente 25.000 punti esperienza. Quindi è come se ogni 15 minuti faceste un incarico epico. Quindi appunto potrete fare davvero 4/10 livelli in qualsiasi giornata. Quindi in 24 ore riuscite quasi a fare un decimo del pass battaglia. Quindi davvero tantissimo, semplicemente tenendo il gioco acceso su una schermata. Ragazzi, niente di più semplice. Una volta che avrete fatto così, potrete davvero magari tenere anche il gioco aperto per più giorni, lo riaprirete e un giorno vi troverete con tac 50 livelli in più fatti in una volta. Quindi tra tutte e quattro questo è effettivamente il metodo più semplice per arrivare al livello più alto, ma non è l'ultimo glitch di questo elenco. Infatti andiamo subito a vedere il penultimo glitch di questo elenco, che è esattamente il glitch della Frutteto Challenge. Infatti, per chi non lo sapesse, 2 stagioni fa è apparsa la Frutteto Challenge, ovvero una sfida che ci permetteva appunto di andare a completare tutte le schede punti che ci chiedono di consumare oggetti raccolti, ortaggi di qualsiasi tipo. Appunto, grazie alla Frutteto Challenge è diventata davvero facilissima. Infatti, per la Frutteto Challenge dovrete semplicemente, anche come scritto nel nome, atterrare a Frutteto. Una volta atterrati a Frutteto dovrete farvi un box e entrare in questo box metterci più verdura barra frutta che potete trovare a Frutteto. Infatti dovrete raggrupparla tutta in un unico box e aspettare che arrivi la safe, e man mano che arriva la safe voi inizierete a consumare tutti questi ortaggi in modo da potervi curare e non morire di safe. Facendo così potrete completare molto semplicemente, ovvero in 1/2 partite con la Frutteto Challenge, potrete completare tutte le sfide che vi chiedono di consumare oggetti raccolti, sia di qualsiasi tipo di ortaggio. Infatti facendo così riuscirete a fare 2 livelli a partita, quindi davvero molto molto avanti. Facendo così sarete già circa a livello 25 in davvero pochissimo tempo. Quindi anche questo qua è un pochino più complicato, ma molto molto comodo. Invece andiamo a vedere l'ultimo glitch della nostra lista, ovvero il glitch forse un pochino più complicato. Infatti per questo glitch vi servono 2 account di Fortnite su 2 dispositivi diversi, perché se avete 2 dispositivi in cui può entrare Fortnite, magari va bene anche un telefono, vi basterà creare un secondo account sul vostro secondo dispositivo che poi dovete tenere al livello 1. Quindi andate semplicemente nella lobby e vi inviterete con il primo account, e appunto così dovete andare in partita con il secondo account come leader nella vostra lobby e con il vostro primario account come secondario. Quindi dovrete entrare nella lobby, e quando siete entrati in partita, se avete messo come lead il vostro account secondario creato in quella season, troverete solo ed esclusivamente tutti i player che giocano da quella season e sono ancora a livello 1, ovvero un sacco di persone davvero molto molto scarse che vi permettono di fare tantissime kill, tantissime vittorie reali, e come sapete ogni kill equivale a molta esperienza. Quindi con circa 10 kill a partita potrete farvi un sacco di livelli molto molto semplicemente, e dovete, mi raccomando, con il vostro secondo account, e fate così per ogni partita. E considerate che io in questo metodo l'ho fatto una volta nella stagione 4, e in quella stagione ero riuscita ad arrivare al livello 195. Quindi grazie a quel glitch ho fatto davvero un sacco di kill e di vittorie reali, e mi raccomando, vi voglio ricordare che dovete assolutamente tenere il vostro account secondario per forza tutte le volte al livello 1, quindi dovete quittare immediatamente in modo da non farvi arrivare esperienza all'account secondario, perché altrimenti più esperienza fate per arrivare all'account secondario, più persone forti troverete all'interno del game. Quindi appunto l'elenco dei nostri glitch che vi servono per completare tutto il pass battaglia e arrivare al livello 300 di questa season per ora terminano qua. Io spero che vi siano stati molto utili per completare il nuovissimo pass battaglia questa stagione di Fortnite. Ma quindi detto questo, come avete visto, molto molto semplice completare il pass battaglia, e detto questo quindi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video riguardante i nuovissimi glitch o qualsiasi altra news all'interno di Fortnite. Quindi detto questo, anche voi se volete vincere skin o pass battaglia, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace, e detto questo ragazzi ci vediamo alla prossima.